L'Istituto Fondazione Gramsci e la Fondazione CESPE hanno presentato nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio l'edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini. Il piano editoriale prevede la ripartizione dell'opera, circa 25 volumi, in tre grandi sezioni. Scritti 1910-1926, sezione diretta da Leonardo Paggi. Quaderni del carcere, sezione diretta da Gianni Francioni. Epistolario 1906-1937, sezione diretta da Chiara Daniele. Sono intervenuti all'appuntamento il presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Giuliano Amato, il presidente della Fondazione Istituto Gramsci, Giuseppe Vacca, il curatore dell'edizione nazionale degli scritti di Gramsci, Gianni Francioni, e il presidente della Fondazione Banco di Sardegna, Antonello Arru.